Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, illumina le nostre menti, rendici docili alla Tua volontà, capaci di cogliere il vero bene per noi e per le persone che incontreremo. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore benedica il nostro impegno e questo incontro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti, diamone. Certamente sapete che, a differenza dell'insegnamento della religione cattolica, lo scopo del catechismo, o per usare un termine un po' più ampolloso, lo scopo della catechesi è proprio quello di contribuire alla nascita e alla crescita della fede. L'insegnamento della religione non ha uno scopo, diciamo così, di pedagogia della fede, mentre invece lo scopo della catechesi ha proprio questo come specifico. Avete notato che ho usato l'espressione allo scopo di contribuire alla nascita o alla crescita della fede, per il fatto che, nonostante noi ce la mettiamo tutta, noi come preti, noi come catechisti, non abbiamo il potere di generare la fede, perché la fede rimane pur sempre dono di Dio. Però possiamo contribuire, cioè nel senso del creare le condizioni favorevoli perché il dono di Dio più facilmente possa essere recepito ed accolto. Ecco, questa prima precisazione, sappiate che comunque è importante. Per il fatto che a volte andiamo un po' in crisi perché non riusciamo a far nascere la fede, a farla crescere. Però ecco, rendiamoci anche conto che questo potere noi non ce l'abbiamo. Quindi, dopo che abbiamo fatto tutto il possibile, ci resta soltanto quello di pregare, appunto invocare Dio perché intervenga Lui a far nascere ciò che noi non siamo in grado di poter far nascere. Ora, proprio per questo, se lo scopo della catechesi è far nascere la fede o farla crescere, è abbastanza evidente che oltre al testo della Sacra Scrittura, un testo importante come punto di riferimento per la nostra catechesi è il credo, o simbolo, che può essere simbolo apostolico o simbolo nicino-costantinopolitano, che è quello con la forma più lunga che recitiamo abitualmente tutte le domeniche. Però è sempre il credo, perché il cosiddetto credo rappresenta una specie di formula breve della fede, è una sorta di sintesi della nostra fede cristiana. E proprio per questo, certamente è stato molto intelligente il fatto di dire: ma proviamo a riprendere un po' il tema del credo. Dico riprendere perché certamente non è la prima volta che affrontate questo tema, ma magari riprenderlo da un punto di vista, se permettete, un più di teologia fondamentale, che vuol dire con l'intento di problematizzare in maniera di trovare più facilmente le ragioni che giustificano quello che noi diciamo nel credo. Questo è un po' lo scopo della teologia fondamentale. Ora, certamente sapete che la prima espressione del credo è io credo. Nel credo nicino-costinopolitano si dice semplicemente credo
in un solo Dio, senza aver messo l'io nel simbolo apostolico, cioè invece io credo, ma non cambia molto perché o è presente o è sottinteso. Oggi però questa espressione io credo, voi sapete che non è per niente pacifica, ma piuttosto estremamente problematica. Nel senso che se negli anni passati, direi anche diciamo così, decenni passati, la questione della fede era una realtà pacifica per il fatto che più o meno tutti erano credenti e quindi tutti in qualche maniera, tutti si esagera, però per dire la mentalità era questa, l'idea diffusa era un po' questa, e per cui non c'era bisogno di giustificare il perché del credere. Oggi questa situazione non esiste più. Proprio per questo è importante che ci domandiamo, ma che cosa significa credere? E collegato a questo, a cosa serve la fede? Voi sapete che oggi sempre di più si impone una mentalità di tipo utilitaristico. Ecco, in questa mentalità è importante anche che ci chiediamo, ma a cosa serve la fede? Perché devo credere? Che cosa cambia nella mia vita se credo o non credo? Ecco, questa sera noi vorremmo soffermarci su questa espressione. Io credo, ma perché vale la pena di credere? Che cosa apporta questo io credo nella mia vita? Dicevo prima che la mentalità che si è sempre più diffusa a partire dall'epoca moderna e quindi anche nell'epoca contemporanea è che la fede non soltanto non è più così pacifica, ma per molti è diventata una realtà irrilevante, inutile o addirittura pericolosa. Una realtà irrilevante, inutile o addirittura pericolosa. E qualche anno fa ho partecipato a una tavola rotonda, quando ero ancora in seminario, dove c'erano rappresentanti di tre religioni, le religioni monoteistiche. E quindi c'era un esponente dell'ebraismo, un esponente dei musulmani, e io dovevo presentare invece il credo cattolico o cristiano. E ciascuno dei tre relatori ha cercato di precisare che cosa aveva un po' di specifico la propria fede. Dopo aver terminato tutto, è cominciato il dibattito. E a un certo punto si è alzato un ragazzo e dice: ma io ritengo che tutto sommato non è così poi importante avere o la fede cristiana o la fede musulmana o la fede ebraica o non averne neanche una. La cosa più importante è un'altra, è volerci bene. E lì ci siamo accorti che la quasi totalità della gente la pensava così. Cioè lui non ha fatto, questo giovane, non ha fatto altro che dare voce a ciò che in realtà era presente un po' in tutti. È molto significativo questo, sia ben chiaro che è importante volerci bene, ci vorrebbe anche quello, ma in quel contrasto tra il credere e il volerci bene, l'affermazione stava a indicare che tutto sommato la fede non è poi così importante, cioè è irrilevante. La cosa importante è un'altra, non è la fede, ma piuttosto, ad esempio, il volerci bene. Ora, in questo contesto, vi dicevo che addirittura per qualcuno la fede non soltanto è inutile, è irrilevante, ma è anche addirittura pericolosa.
E lì qualcuno cita le guerre di religione, no, provocate da un certo tipo di fede. Qualcuno potrebbe anche citare i famosi filosofi del sospetto, Nietzsche, Freud, Marx, che tutti dicevano: guardate che la fede è pericolosa, no? È pericolosa, o perché ti fa addormentare la gente così che non fa più la rivoluzione di fronte all'ingiustizia, o è pericolosa per il fatto che proietta esattamente in Dio quella forma di paternità che non è riuscito a realizzare bene su questa terra, oppure è pericolosa, dice Nietzsche, perché? Perché la fede ti impedisce di essere autenticamente uomo, perché non ti lascia più completamente libero. E quindi, se vuoi essere, come dice Nietzsche, il super uomo, che vorrebbe dire proprio l'uomo pieno, l'uomo pienamente realizzato, devi lasciar perdere la fede. Finché tu credi, sarai sempre, tra virgolette, un minorato, non sei mai invece un adulto vero e proprio. Ora, ripeto, in questo contesto, ecco che risulta davvero importante la nostra domanda: che cosa significa credere e a che cosa serve allora la fede? Sotto certi aspetti c'è una prima possibile risposta che è accessibile a tutti, e cioè che non esige necessariamente l'aver aderito a una religione, ma che potrebbe essere accessibile anche a qualsiasi uomo che ha la pazienza di riflettere e di pensare. Esiste, cioè, tanto per capirci, una specie di filosofia della fede. Voi sapete che la filosofia, a differenza della teologia, si attiene semplicemente alla razionalità. La teologia, certo che si serve della razionalità, ma la confronta continuamente con la rivelazione di Dio. Invece la filosofia dice: io procedo secondo la ragione. E difatti, ecco che una risposta al cosa serve la fede la possiamo trovare davvero in una riflessione di tipo, semplicemente, se volete, razionale, umano. Faccio semplicemente due esempi. Certamente, ecco che la relazione d'amore rende bella e rende viva la nostra esistenza. E avrete anche voi fatto l'esperienza di incontrare delle persone che sono innamorate e vi accorgete che cominciano a guardare l'esistenza con un occhio un po' diverso. E mi ricordo quando insegnavo teologia per laici, un ragazzo che viene un sabato e mi dice: ma sapesse, dice, Don Renato, caro professore, stamattina sono andato in montagna, ho visto questo, questo, era diventato poetico. E io lo guardavo molto stranamente, perché l'avevo sempre percepito come un uomo piuttosto chiuso. E dico: ma sei andato da solo? No, dice, ho incontrato una ragazza e siamo diventati fidanzati. Ah, ecco, grazie, adesso ho capito. Cioè, la relazione d'amore ha portato quel ragazzo a guardare al mondo circostanze con un occhio diverso. Cioè, percepiva l'esistenza più bella, la sentiva viva, mentre invece prima era per lui molto opaca. Ora proviamo a riflettere sulla relazione d'amore. La relazione d'amore fondamentalmente equivale ad affidarsi a qualcuno che non possiamo mai conoscere pienamente, perfettamente, perché la persona umana ci sfugge sempre da qualche punto di vista. E non a caso, una volta ogni tanto senti il marito o la moglie che dice: non avrei mai pensato che mio marito o mia moglie fosse capace di fare una cosa di questo tipo. Cioè, vuol dire che non lo conosceva. Quindi è affidarsi a una persona che non sei mai in grado di conoscere pienamente, ma nello stesso tempo è affidarsi a una persona sulla quale tu non hai
potere. Tu non hai potere sull'altro, non hai neanche il potere, diciamo così, di farla innamorare di te, non hai il potere di farla pensare come vorresti tu, e quindi la devi accettare com'è, come altra da te. Ora, questo fatto, affidarsi a una persona che non riesci mai a conoscere pienamente, esaustivamente, e sulla quale non hai potere, la possiamo chiamare fede. È una fede di tipo, se volete, umano, però è una fede. Cosa volete? Quando un ragazzo decide di sposare una ragazza, o viceversa, e tu gli dici, ma perché la sposi? E lui dice, perché mi vuole bene. Va bene. Però se tu rifletti quel perché mi vuole bene, alla fine sta facendo un atto di fede. Cioè sta dicendo perché io credo all'amore di quella persona. Cosa vuol dire credo? Vuol dire appunto che lui si affida a quella persona convinto che gli vuole bene, anche se non è in grado di dimostrarlo scientificamente. L'amore per fortuna non si dimostra scientificamente, e nei confronti della quale persona non ha neanche potere. Quindi fondamentalmente fa un atto di fede, un atto di fede che non impegna ancora Dio, però di fatto ha la configurazione di quello che abbiamo chiamato e che possiamo definire atto di fede. Altro esempio, la fiducia nel futuro è certamente una realtà determinante agli effetti da rendere la nostra esistenza bella e viva. Perché la nostra esistenza sia viva, cioè dinamica, porti dentro la voglia di vivere, il desiderio di operare, faticare, eccetera, è necessario che sia la fiducia nel futuro. Ora, anche qui però, tutte le volte è che noi ci affatichiamo in vista di un futuro, non facciamo nient'altro che operare una specie di anticipazione, o dicono gli esperti, una specie di precorrimento. Cioè tu anticipi quello che sarà il futuro secondo la tua prospettiva. E ti anticipi, però attenti bene, un futuro che secondo te non potrà che essere, sia pure con i problemi, però fondamentalmente bello e sensato. Cioè, tu riesci a operare, a faticare, a lavorare, a tribolare, eccetera, perché comunque ti immagini che il futuro sarà positivo, che il futuro sarà bello e sensato. Ora, anche qui però, se noi proviamo a pensarci, vuol dire che per poter vivere, andare avanti, lavorare, faticare, ecco, noi ci affidiamo, in questo caso, a una realtà, il futuro, che riteniamo buono e sensato, ma ci affidiamo una realtà che non siamo in grado di conoscere pienamente. Chi può conoscere con esattezza il futuro? E sulla quale non abbiamo potere. Chi può garantirsi il futuro? Eppure per poter vivere, per poter andare avanti, noi dobbiamo fare questo atto di fede. E cioè credere che il futuro sarà buono e sensato. Questa cosa la possiamo capire benissimo se facciamo il caso contrario. E cioè, che cosa succede quando questa fede in un futuro buono e sensato viene meno? Cioè, che cosa succede quando uno è profondamente convinto che il futuro sarà cattivo e insensato? Succede che uno non opera più, non fatica più, non tende più a questo futuro.
lascia perdere tutti i suoi progetti. Perché che senso ha tribolare e faticare per costruire qualcosa che non è buono e che è insensato? Quindi noi, dal momento che abbiamo un'intelligenza, una certa coerenza, siamo in grado di faticare soltanto se abbiamo questa fede. Questa fede, attenti bene, può anche venire meno. Ma quando viene meno questa fede in un futuro buono e sensato, l'esistenza intristisce e si profila all'orizzonte la tentazione del suicidio. Ora, che da questo punto di vista, Jean-Paul Sartre, questo filosofo francese esistenzialista, aveva profondamente ragione. Lui dice: per me la morte è la fine di tutto, ma dal momento che noi fatichiamo, operiamo, viviamo in vista di questo termine, allora vuol dire che stiamo operando verso il non senso, la non vita. E allora la conseguenza, la vita non ha nessun senso. E lui dice, e la coerenza vorrebbe appunto aprire le porte al suicidio. Perché se è così, la logica vuole questo. Dopo lui dice, però io penso che uno possa anche mostrare il suo coraggio perché riesce a vivere anche una vita insensata. Però questa è la contraddizione dell'intelligenza che non ragiona più. No? Perché dico, vabbè. Ecco, da questo punto di vista, noi ci accorgiamo che una esistenza viva, cioè carica di voglia di vivere, carica di gusto, carica di senso, è possibile soltanto sulla base di una fede. Almeno da questo punto di vista dobbiamo e possiamo accettare che l'esistenza viva, intendi bene che quando dico viva, intendo dire che uno può anche tirare a campare senza la fede, ma appunto è un tirare a campare. Cioè gli manca l'entusiasmo, il gusto del vivere, e che si trascina, ma è già morto prima ancora di morire. Ecco, un'esistenza viva è possibile soltanto sulla base di una certa fede. Qualcuno si ferma qui. Cioè, nel senso che per lui basta questa fede di tipo umano, razionale, antropologico. Per lui dice, vabbè, a me basta questo. E attenti bene che anche noi credenti dobbiamo rallegrarci tutte le volte che troviamo comunque almeno questo tipo di fede. Perché non è che noi godiamo per il fatto che qualcuno si butta giù dal quinto piano, ma la cosa ci rammarica. Quindi anche se uno non è ancora giunto alla fede in Dio, però a questa fede umana rallegriamoci, godiamo, rendiamo grazie a Dio. Certo, detto questo, se proviamo a riflettere e ci chiediamo, va benissimo, possiamo vivere una certa esistenza viva anche semplicemente in base a questa fede. Però, soprattutto facendo riferimento all'ultimo esempio, chi ci garantisce che effettivamente il futuro sarà buono e sensato? Chi ci garantisce che il mio futuro, da un punto di vista personale, ma anche il futuro della storia, non solo il mio, ma di tutta la storia umana, sarà positivo, sarà buono? Chi ce lo garantisce? Perché questa obiezione è giustificata ed è intelligente? Perché ci accorgiamo che in realtà il termine della vita è la morte. E allora chi ci dice che il futuro sarà una pienezza di vita piuttosto che una pienezza di morte? Perché umanamente non abbiamo molte possibilità per garantire
che il futuro sarà buono e sensato, visto che sul futuro non abbiamo potere. Oh, certo, possiamo darci da fare con le scoperte, con il progresso scientifico, tutto cose buone, ma penso che nonostante tutto il progresso ci sarà sempre la morte. Magari sposteremo un po' in là la data, ma sarà difficile che si possa togliere di mezzo la morte. Ecco, voi capite che una riflessione di questo tipo perlomeno dà da pensare. Quindi ci siamo accorti che una certa fede, anche semplicemente di tipo umano, comunque è molto importante, non è vero che sia irrilevante. Non è vero è che rovini la vita, anzi da questo punto di vista è ciò che rende appunto viva un'esistenza, la rende bella. Almeno da questo punto di vista penso che possiamo essere d'accordo. Ripeto, qualcuno potrebbe anche fermarsi lì, però c'è questo problema, il problema del limite che si esprime soprattutto nella morte. Lo metto lì a livello di problema. Ecco, a questo punto facciamo invece un balzo in avanti. E quindi ci chiediamo invece in che cosa consiste la fede biblico-cristiana, non più la fede semplicemente umana. Che cosa ci suggerisce la fede biblico-cristiana? Ecco, mi limiterò a citare semplicemente due testi, uno dell'Antico e uno del Nuovo Testamento. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, mi rifaccio al capitolo 15 della Genesi. E esattamente quel testo dove per la prima volta nella Sacra Scrittura salta fuori il verbo credere. Per la prima volta si dice che qualcuno crede. E questo qualcuno, potete immaginarlo, è Abramo, padre della fede. Nel capitolo 15, il contesto che, diciamo così, fa da sfondo è questo. Ad Abramo è stata prima di tutto rivolta la vocazione esci dalla tua terra, e collegata alla vocazione è stata fatta una promessa: e io ti darò una terra, ti moltiplicherò, ti farò una benedizione, eccetera eccetera. Sono che gli anni passano, Abramo è sempre più vecchio e soprattutto si accorge che la moglie Sara è sterile. O dice: ti moltiplicherò. Come ti moltiplicherò? Visto che non arrivano figli. È un momento piuttosto triste della vita di Abramo. E in questo contesto, ecco, ad Abramo viene meno la voglia di andare avanti. Non ha più voglia di affaticare per realizzare la vocazione che Dio gli ha dato. Questo è il contesto. Ecco, allora leggiamo, magari leggi tu, che così cambiamo anche voce da qui fino a egli credette. Dopo tali fatti fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: non temere, Abram, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abram: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abram: ecco, a me non hai dato una discendenza, e un mio domestico sarà il mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore
che glielo creditò come giustizia. Avete sentito? Egli credette al Signore. Allora, in questo contesto, cosa vuol dire egli credette al Signore? La prima cosa che immediatamente emerge, continuando la lettura, è che in quel credere è inclusa da parte di Abramo la disponibilità a ripartire. Cioè, anche per Abramo la fede è diventata la fonte di un ricominciare a camminare, ricominciare un'esistenza viva. Prima si era fermato, si è bloccato, adesso riprende, potremmo dire, a vivere in maniera viva. Questa è una prima cosa. L'altra cosa è che appare abbastanza evidente è che in quel Abramo credette al Signore, noi percepiamo è che dal punto di vista biblico la fede non è l'affidarsi a qualche cosa e neanche a qualcuno da un punto di vista puramente umano, ma la fede è affidarsi al Signore. Quindi la fede biblico-cristiana dice riferimento a Dio, senza togliere valore alla fede di tipo umano, però lo specifico è un affidarsi a Dio. Ma un affidarsi a Dio, attenti bene, non in senso generale o generico, non a un Dio qualsiasi, ma esattamente a questo Dio è che si è già messo in relazione con Abramo e gli ha parlato. Cioè, la fede per la Bibbia è sempre una risposta. Non è mai la prima cosa, ma è sempre la conseguenza come risposta di un intervento di Dio che ti ha preceduto. È Dio che appunto ha detto ad Abramo: esci dalla tua terra, io ti farò questo e questo, e adesso gli rilancia la promessa: tale sarà la tua discendenza come le stelle del cielo. Abramo credette al Signore. Dove quel credette al Signore implica contemporaneamente l'affidarsi pieno di fiducia a Dio, ma nello stesso tempo anche l'accogliere come vera la parola che appunto Dio gli ha rivolto, anche se umanamente era difficilmente credibile, perché un uomo anziano con una moglie sterile che si sente dire tale sarà la tua discendenza, Abramo credette. Quindi ha creduto contro ogni evidenza. Ha creduto, si potrebbe dire, ha sperato contro ogni speranza. D'altra parte però, voi capite, che proprio questo testo ci dice qualche cosa sul cosa è credere. Perché ci dice che nel credere, in senso biblico cristiano, ormai abbiamo fatto il salto, nel senso biblico cristiano, sono sempre inclusi due aspetti, due momenti. Innanzitutto potremmo dire c'è questo affidarsi. A Dio. Quindi c'è la dimensione della fiducia, della risposta carica di speranza. Ma nello stesso tempo, ecco che è sempre incluso anche l'altro aspetto, e cioè quello del ritenere vero.
No, vi ho fatto notare, Abramo credette al Signore, quindi ovviamente si è affidato a Dio, ha avuto fiducia in Dio, ma nello stesso tempo ha ritenuto vera quella parola, anche se difficilmente si poteva ritenere appunto vera. Ecco, la fede cristiana implica sempre di mantenere i due aspetti. E questi due aspetti che potremmo chiamare, il primo, l'aspetto, se volete, relazionale. Cioè nel senso che la fede è sempre una relazione, relazione di fiducia, che un po' alla volta diventa relazione d'amore. Anche se, attenti bene, è una relazione in risposta a qualcuno che è già entrato in relazione con te. Teniamo ben presente questo. Quindi è un corrispondere, potremmo dire, a una relazione. Però è relazione, che implica anche quindi tutta la dimensione del cuore, la dimensione dell'affettività, la dimensione dell'emotività. Non è che venga cancellato, tutto questo va bene nell'atto di fede. Ma nello stesso tempo, ecco che abbiamo sempre a che fare anche con l'aspetto che potremmo chiamare invece veritativo, cioè c'è una verità che noi crediamo. Sia ben chiaro, non è una verità qualsiasi, ma è la verità di ciò che Dio ti dice. Va bene, la verità di quella parola. E voi capite allora, poi passiamo subito oltre, è che il credere, la fede, ha sempre un aspetto estremamente personale. Per il fatto è che la mia relazione con Dio nell'atto di fede è mia, non è uguale alla sua, è direi profondamente personale. Va bene? Da questo punto di vista io posso dire che ho la mia fede, la Giuseppe dice io ho la mia fede, è vero, ognuno ha la sua fede dal punto di vista della relazione. Ma nello stesso tempo, proprio perché c'è l'aspetto veritativo, c'è un contenuto da credere che è la parola di Dio, e la parola di Dio è la parola che Dio rivolge non soltanto a me, ma anche agli altri, al popolo di Dio, alla Chiesa, voi capite che la fede ha anche una dimensione invece più comunitaria, oggettiva, un aspetto oggettivo. Ed è per quello che nel credo noi possiamo dire io credo, e si sottolinea più l'aspetto personale, ma potremmo anche dire noi crediamo. Ma se possiamo dire noi crediamo, è perché oltre che essere relazione, la fede dice anche riferimento a un contenuto comune sul quale ci troviamo tutti. Ecco perché bisogna tenerli insieme tutti e due, perché se cancelliamo l'aspetto veritativo finiamo in che cosa? Nel soggettivismo della fede. D'altra parte, se cancelliamo l'aspetto relazionale, manteniamo soltanto l'aspetto veritativo, cadiamo semplicemente in una fede di tipo oggettivo arida che non mi tocca più. Guardate che dal punto di vista della salvezza, quello che è più importante comunque è questo. Tanto è vero che l'Apostolo Giacomo a un certo punto dice tu credi che Dio esiste, eccetera, eccetera, e poi lui dice certo, però stai attento che anche i demoni lo credono. Cioè anche i demoni conoscono il contenuto, sanno chi è Dio, chi è, eppure sono demoni. Quindi il contenuto senza la relazione di fiducia, di abbandono, attenti bene, tra virgolette, non salva il ritenere vero qualcosa. Quindi stiamo attenti.
Ecco, tutto questo per quanto riguarda, ovviamente in forma molto sintetica, l'Antico Testamento. Ora invece proviamo a leggere semplicemente due righe del Nuovo Testamento. E qui ovviamente si potevano prendere tanti altri testi, ma mi limito soltanto a due versetti del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Giovanni, capitolo 11, versetti 25-26. Il capitolo 11 di Giovanni, forse ricorderete, racconta della morte di Lazzaro e della risurrezione di Lazzaro da parte di Gesù. Al versetto 25 si parla dell'incontro di Marta con Gesù, Marta la sorella di Lazzaro. E ad un certo punto Gesù le dice, perché Marta fa presente, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. E lui dice, guarda che tuo fratello risorgerà. E lei dice, sì, io so che risorgerà nell'ultimo giorno. E allora Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Allora, anche qui possiamo fare immediatamente alcune sottolineature. Innanzitutto, avete notato che al centro del credere non sta più semplicemente il Signore, Yahweh, ma al centro della fede nel Nuovo Testamento ci sta Gesù Cristo. Dice chi crede in me. Non dice semplicemente chi crede in Dio. Anche se poi Gesù ci conduce al Padre, perché ci rivela il Padre. E quindi poi dirà a un certo punto, se credete in me e nel Padre, no, per dire che non sono due cose da separare. Però interessante, al centro della fede nel Nuovo Testamento ci sta Gesù Cristo. E oltretutto, è anche molto significativo che pure in questo brano noi abbiamo a che fare contemporaneamente con i due aspetti. Perché quando dice chi crede in me, ovviamente sottolinea l'aspetto della relazione, della fiducia, dell'affidamento a Lui. Ma nello stesso tempo il credere in Lui equivale a credere che Lui è la risurrezione e la vita. Ha detto una parola. Quindi anche lì quel contenuto del credere in Lui è esattamente che Lui è la risurrezione e la vita. Qui non è soltanto un affidarsi a Lui, ma anche un credere a ciò che Lui ti dice. Vedete che ci sono sempre questi due aspetti, in tutti i brani in cui appare il tema della fede, magari sostenere più uno o l'altro, ma in qualche maniera sono sempre ambedue presenti. Quello però che volevo farvi notare è che proprio in questo testo è sottolineata in maniera evidente la relazione tra il credere e il vivere. Tra il credere e il vivere. Vi ricordate che siamo partiti dicendo che è possibile un'esistenza viva soltanto sulla base di una fede. Ecco, Gesù ci dice la stessa cosa. Chi crede in me ha la vita. Ecco, chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Cioè, voi capite che il problema è sempre quello di trovare il segreto che ti permette di vivere. E oltretutto qui avete notato che immediatamente il pensiero va
alla vita dopo la morte, siamo di fronte a un morto, alla risurrezione. Quindi uno potrebbe dire, vabbè sì, certo, vabbè dai, gli diamo atto che quando moriremo, allora può essere importante la fede. Però finché siamo su questa terra, a cosa serve la fede? Ecco, a scanso di equivoci, vi faccio notare che sempre lui Gesù, nel capitolo 6 di Giovanni, è il contesto della moltiplicazione dei pani. In quel contesto Gesù dice, chi crede ha la vita eterna. È molto significativo che il testo usi il presente. Chi crede ha, non dice chi crede avrà. Cioè Gesù ti dice è che questa vita che stai vivendo su questa terra già fin d'ora sappi che diventa vita piena, che diventa vita talmente piena che porta le caratteristiche della vita di Dio, per cui non muore più, anche se passa attraverso la morte fisica, ma è più forte della morte, come appunto si è manifestato nella risurrezione di Gesù. Ma attenti bene che questo è possibile per chi crede. A cosa serve la fede? Potremmo dire, la fede serve per poter vivere, per far sì che la nostra esistenza sia un'esistenza viva, un'esistenza bella, un'esistenza carica di speranza, un'esistenza che ti permette di andare avanti nonostante i problemi e, se volete, i drammi che inevitabilmente dobbiamo incontrare. E perché puoi andare avanti? Perché sai che c'è Lui. E sai che c'è Lui anche nel momento più tragico dell'esistenza, che è la morte. Vedete che la fede cristiana permette di superare anche quell'handicap che avevamo visto a proposito della fede umana. Perché noi possiamo anche avere quella fede umana, in un futuro sarà buono, sensato, però c'è poi il problema della morte. Ecco, nella fede cristiana c'è una risposta al problema della morte ed è la risposta della fede in Gesù. Perché chi crede in Lui, anche se muore, vivrà, continua a vivere. Ecco, quando noi diciamo io credo, ecco, sappiate che diciamo tutto questo. Cioè stiamo dicendo che noi ci stiamo affidando a Dio, quel Dio che ci ha rivelato Gesù. E noi sappiamo che affidandoci a Dio e alla Sua parola, ecco che noi possiamo trasformare questa nostra esistenza in un'esistenza viva, bella, sensata. E addirittura possiamo anche affrontare la morte senza la paura tipica di chi è disperato, perché un po' di paura ce l'abbiamo tutti, siamo onesti, ce l'aveva anche Gesù. Anche nell'Orto degli Ulivi dice che provò tristezza e angoscia. Bellissimo. Cioè, drammatico se volete, ma è bello sapere che anche Gesù ha provato di fronte alla morte tristezza e angoscia. È la prova più evidente che era veramente uomo, figlio di Dio, ma fatto veramente uomo. Ecco, allora la fede ti permette di affrontare anche il momento della morte, anche il momento della morte di qualche tua persona cara, senza la disperazione, perché sai che appunto c'è qualcuno che impedisce che la morte divori la nostra esistenza, ma piuttosto abbia la possibilità, sia pure attraverso una trasformazione che viene chiamata risurrezione e sulla quale noi possiamo solo balbettare, perché non sappiamo bene come venga trasformata questa nostra esistenza, però dice Gesù, è un'esistenza viva. Ecco, allora io mi fermo qui, ringraziandovi per la vostra pazienza. Bene. Grazie Don Renato.
Ci prendiamo qualche minuto di pausa, così possiamo anche preparare qualche intervento, qualche condivisione. Riprendiamo fra 5 minuti. Ok. Ok, non sono stati 5 minuti, lo so. Ho imbrogliato, no. Però vedo che qualcuno ha già pronto qualcosa da dire, oppure state ancora pensando. Intanto volevo chiedere due o tre cosettine anch'io a Don Renato. Tu hai messo in evidenza nella prima parte il credere con la sua dinamica, le varie sfumature che ci può portare ad avere un'esistenza viva, perché ti affidi a qualcosa, a qualcuno sul quale però non hai potere. Possiamo dire che però se tu hai la possibilità di affidarti a qualcuno sul quale non hai potere ti rende vivo, questo in qualche modo ti rende libero. Quindi se c'è un parallelismo fra credere e libertà, credere ed essere liberi. Il secondo aspetto riguarda quello che tu dicevi in riferimento al futuro. Quando uno crede, si immagina un futuro sereno, bello, sensato, così che il futuro motiva, illumina il presente, e il presente rende possibile il raggiungimento di quel futuro, che si crea un circolo virtuoso. Vorrei chiederti di poter però mettere in evidenza se c'è una differenza fra ottimismo e speranza, in tal senso. Mi fermo qua io. Se ora c'è qualcuno che vuole aggiungere qualche altra considerazione. Un attimo che prendiamo il microfono, così si sente anche nell'audio della ripresa video. Perché lo chiamiamo atto di fede che ha niente a che fare con l'azione, solo pensiero, solo... Insomma, magari intanto parti da queste? Allora innanzitutto, che rapporto c'è tra credere ed essere liberi? È molto, da questo punto di vista è molto significativo
come vi ho già citato, il pensiero di Nietzsche. Perché Nietzsche affermava che la fede impedisce di essere pienamente liberi. Per il fatto che se tu obbedisci a qualcuno non sei più pienamente libero, perché dipendi da qualcuno, va bene? In realtà, nel Nuovo Testamento, ma basta poco anche a pensare, perché è così anche un po' da un punto di vista antropologico, è proprio la fede, sotto certi aspetti, che fa spazio alla libertà. Tanto per capirci, le cosiddette dimostrazioni scientifico-matematiche, ecco che aboliscono la libertà. Quando io ho dimostrato che la somma degli angoli interni di un triangolo è di 180 gradi, non è che sia libero di dire di sì o di no, è così, ma devo dire è così, perché se dico che non è così mi portano al manicomio, va bene? E cioè, in pratica, ciò che è oggetto di dimostrazione in senso stretto, dimostrazione scientifica, non lascia spazio alla libertà. Ma questo è possibile soltanto quando abbiamo a che fare con realtà di tipo evidenti. Quando invece, ad esempio, abbiamo a che fare con una persona, lì non abbiamo più l'evidenza, perché come dicevo prima, una persona è sempre un po' un mistero. Ci sfugge. E qualche volta incontriamo delle persone che vorrebbero sposarsi, però non si decidono mai. Io non vi conosco, quindi non alludo assolutamente a nessuno, va bene, no? Ma perché non si decidono mai? Perché dicono, io vorrei che mi dimostrasse davvero che mi vuole bene. Allora, qui dico, si tratta di capirci, perché se tu pretendi le dimostrazioni scientifiche, non le avrei mai. Ma proprio per questo vuol dire allora è che certo, tu devi avere le motivazioni che giustificano la tua scelta di giocare la tua vita con quella persona. Ma non c'è nessun motivo che ti esime dalla necessità di fare una libera scelta. Cioè, alla fin fine tu devi decidere, nessuno ti obbliga, però devi decidere, sì, io credo all'amore di questa persona. E questo atto è possibile soltanto all'interno di un contesto di libertà, perché laddove viene meno la libertà, uno non è più capace di amare. E quando c'è qualche mamma che vuole obbligare a tutti i costi la propria figlia a sposare quel ragazzo perché piace a lei, la mamma, no? E questa non riesce mai a innamorarsi. Perché è vero, quanto più togli la dimensione della libertà, tanto meno c'è spazio alla possibilità di innamorarsi. L'innamoramento esige una dimensione di libertà. Ecco, se vogliamo trasporlo a un linguaggio di tipo teologico, ecco, vale la stessa cosa. Ed è per questo, tenti bene, che il fatto di obbligare i nostri figli, no, ad andare a messa, a praticare tutti gli esercizi di pietà, o io dico, intanto che sono piccoli bisogna un po' stimolarli, sollecitarli, perché è ovvio che se tu metti un ragazzo nell'alternativa tra andare a giocare e andare a messa, a meno che sia stupido, va a giocare, va bene? Cioè, nel senso che è ovvio che è più impegnativo l'andare a messa, no? Quindi che ci sia una certa sollecitazione, che soprattutto è legata al buon esempio, io la capisco. Però a un certo età, secondo me, tu non puoi obbligare tuo figlio. Perché nella misura in cui lo obblighi, tu gli impedisci di credere. Cioè, gli impedisci che possa scattare questa relazione di fiducia, di amore, come risposta all'amore di Dio.
Quindi bisogna creare questo clima di libertà. Che differenza c'è tra ottimismo e speranza? Diciamo qui si tratta di capirci un po' sui termini, perché molte volte noi usiamo un termine come sinonimo dell'altro. Però secondo me l'ottimismo è più legato al tuo carattere, va bene? Un carattere ottimista. La speranza invece è più fondata su qualche cosa o su qualcuno che ti permette comunque di guardare con fiducia, ma perché c'è una certa motivazione. Ecco, non è semplicemente perché io sono ottimista per natura, io lo vedrei così. Ossia, ben chiaro che se poi pensiamo alla speranza cristiana, allora è fondata sulla promessa di Dio, no? Perché si parla di atto di fede? Perché comunque è sempre anche un atto di volontà. Se devo decidere, appunto, ho a che fare con un atto. O attenti bene che è un atto che poi può diventare anche una relazione abituale, dove non c'è più bisogno continuamente, no, di fare atti di fede. Non so se mi sono spiegato. Però quando io decido di credere al Signore, alla Sua parola, lì compio un atto in termini ovviamente analogici, non è un atto come può essere un'azione che consiste nello spalare la neve, un'altra cosa. Però noi usiamo molte volte anche fare un atto di volontà, un atto di fiducia, è un termine analogico. Abbiamo già risolto tutti i problemi o avete voglia di andare a dormire? Aspetta Giussi che ti lascio questo. Forse il dubbio più grosso che possiamo esplicitare, no? Il dubbio più grosso che possiamo un po' esplicitare è questo. Allora, che noi fondamentalmente abbiamo bisogno di futuro. E questa visione di futuro che ci diamo, anche cioè è costruita dal nostro bisogno, oppure, cioè, oppure niente. Cioè, può essere che è costruita dal nostro bisogno questa possibilità di futuro. O c'è Dio o Dio non c'è. Un istinto della vita andare avanti. Okay. Cioè è una cosa che ci costruiamo. Vivere. Certo, vedi, una risposta alla tua domanda acuta, va bene, anche se difficile anche da esprimere, l'aveva data Feuerbach, il quale diceva che noi siamo sempre stati educati a dire che l'uomo è stato creato ad immagine di Dio. In realtà vale il contrario, e cioè che Dio è stato creato ad immagine dell'uomo. Cioè nel senso che Dio non sarebbe nient'altro che il frutto delle nostre proiezioni. Allora, io ho bisogno di futuro per andare avanti e di un futuro che mi liberi anche dalla paura della morte. Perché a rovinare la vita non sono i problemi, lo sapete, è la paura. Che ci rovina la vita è la paura. E in ultima analisi è la paura della morte, perché quella è la paura più grossa di tutto, no? Allora per poter vivere, ecco che mi invento un Dio che mi garantisce il futuro. Questo diceva Feuerbach, va bene? E quindi la domanda certamente è molto interessante. Ecco, da questo punto di vista diventa allora importante penetrare più profondamente nell'animo umano e percepire se quello che l'uomo cerca, si attende, è semplicemente il tentativo di sfuggire a un'esistenza insopportabile o se invece sia l'espressione della sua natura vera e propria, e quindi ci dice
che abbiamo bisogno di qualcosa d'altro, che siamo fatti per qualcosa d'altro. Quindi qui bisognerebbe approfondire la questione. E Sant'Agostino ha cercato di approfondirla quando ha cercato di tutto, no? Nella sua esistenza verso le varie filosofie, e alla fine ha detto: ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. Questa è la sua risposta. Ma ripeto, oltre a questo, secondo me è molto importante quello che io definirei il fondamento storico della fede cristiana. Cioè, nel senso che c'è qualcosa che non dipende dalla nostra proiezione. Cioè, il fatto che a un certo punto su questa nostra terra sia esistito un uomo che ha detto determinate cose, che ha fatto determinate cose, che è stato riconosciuto come effettivamente un personaggio di questa storia, perlomeno ci dice c'è un punto di partenza che non è semplicemente invenzione, proiezione, fantasia, desiderio. C'è un fondamento storico. Ora, che l'esistenza storica di Gesù sia pacifica, almeno questo, voglio dire, è sicuramente vero. Dopo dire che però questo Gesù era figlio di Dio, questo diventa più problematico, e lì ovviamente un po' alla volta deve subentrare la fede. Però in ogni caso, la fede cristiana non è il frutto di una ricerca dell'uomo, questo è ciò che secondo me è significativo, ma la fede cristiana dice riferimento a un avvenimento storico che ha la pretesa di valere per sempre e per tutti, la morte e risurrezione di Gesù, che ha valore per sempre e per tutti. Ecco, questo permette di non cadere in questo cortocircuito per cui abbiamo determinate esigenze, allora dobbiamo inventarci qualcosa, questo qualcosa giustifica esattamente il poter andare avanti. Non so se ho capito la domanda. Intanto mentre... Ah, scusa. Allora, se non avete voi delle domande, avrei io una domanda da porre a voi, nel contesto di quello che abbiamo detto stasera. Allora, vi chiedo, secondo voi, perché Gesù nel Vangelo insiste tantissimo sul fatto che dobbiamo diventare come bambini? E in questo affidamento che cosa trova il bambino? No, trova sicurezza. Cioè, lui attraverso questo affidarsi riesce a superare tutte le paure. Perché dice, tanto c'è mio papà. Tanto c'è. Ecco, era questo che volevo farvi notare, alla luce di tutto quello che abbiamo detto. Guardate, quando Gesù dice che dobbiamo diventare come i bambini, non vuol dire che dobbiamo diventare innocenti come i bambini, che poi non sono poi così innocenti, buoni, perché poi c'è qualcuno che è tremendamente capriccioso, va bene? Quindi, ma lui usa la metafora del bambino perché la figura del bambino è sinonimo del vero credente. Il credente è il bambino di Dio che si affida. E così come il bambino non capisce esattamente tutto quello che gli dice il papà e la mamma, però lui sa che è vero. Perché? Perché glielo dice il papà. Ecco, così facciamo anche noi. Non è che siamo in grado di dimostrare la verità di tutto quello che Gesù ci dice. Su tante cose possiamo avere anche tante domande, tanti dubbi, tanti problemi. Ma com'è? Perché? Perché ci... Va bene, non capiamo tutto. Eppure, diciamo, è vero. Ma diciamo è vero non perché lo abbiamo dimostrato noi che è vero, ma perché ci fidiamo di lui che ce lo dice. Intanto vi ragguaglio un po' sulle date. Avete visto che gli incontri con Don Renato, quelli che sono indicati con l'asterisco, per chi non avesse ancora preso il foglio, lo trova là in fondo sulla sedia, sono abbastanza concentrati nel tempo, nel senso che avvengono
a distanza di poco. Il prossimo incontro sarà il 20 novembre e poi ancora uno il 4 dicembre. Abbiamo visto sulla scorta degli anni scorsi che se si arriva un pochino più avanti nel tempo, nei mesi poi si perde la frequenza, magari ci sono tanti altri impegni, allora li abbiamo concentrati. Cioè non toglie che altri percorsi formativi sono comunque qui proposti e uno, se vuole, può continuare a fare anche altre, avere anche altre opportunità. Anzi, poi ci sarà già l'incontro del 13 di gennaio che verrà spostato al 14, ma questo lo vedremo più avanti. Se non ci sono altre domande o altri interventi, allora ringraziamo Don Renato per questo primo appuntamento. Il prossimo sarà, ripeto, il 20 novembre. Buon rientro, buonanotte. Grazie a tutti.